Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Ancora oggi, dopo 50 anni di riforma liturgica, si assiste a polemiche, contrapposizioni, contrasti tra tradizionalisti e innovatori, tra conservatori e riformatori, tra vecchio e nuovo. Basta farsi un giro su Facebook, leggere i post e i commenti sui gruppi dedicati per rendersene conto. Le discussioni sul web sono la cartina di tornasole degli estremismi sia da una parte che dall'altra, delle posizioni antitetiche sia nell'una che nell'altra tendenza. Alcuni hanno pensato e continuano a pensare che con il concilio è finita la musica, altri invece si fermano solo all'aspetto pastorale della riforma senza considerare le ragioni della musica. È possibile però trovare una sintesi, un equilibrio che tenga assieme quei valori positivi presenti in ambidue gli schieramenti. Piuttosto che gli out-out, servirebbero gli et-et. Questo orientamento abbraccia ovviamente anche tutta la storia della musica che si è sviluppata lungo i secoli passati fino alla riforma del Vaticano II e guarda il rapporto tra coro e assemblea, tra organo e altri strumenti, tra forme musicali antiche e nuove, tra ufficio di presidenza e varie ministerialità ricoperte, tra servizio ministeriale e partecipazione attiva. Solo se si parte dalla liturgia e dal rito, dal segno musica come parte stessa del celebrare, superando in radice la comprensione della funzione ancillare della musica rispetto alla liturgia, si possono comporre quelle che possono sembrare delle apparenti discordanze. Conciliare nova et vetera dovrebbe essere il modo di procedere di ogni musicista liturgico. Prima delle iniziative contano i motivi. Tutto si gioca allora sul raccordo tra due personaggi, tra la liturgia e la musica, o se volete, tra il bello e l'utile. Forse in passato la liturgia è stata compressa dalla musica, ma oggi viceversa non ci può essere una rivincita della liturgia sulla musica. Due quindi devono essere i punti di partenza, il gesto rituale e il segno musicale. All'interno di tale incontro e confronto, sia i musicisti più qualificati che forse meno dotati ma ugualmente responsabili potrebbero trovare una composizione. Mi ha colpito ultimamente un autorevole specialista di questo nostro campo che ha affermato che un punto di forza del Concilio Vaticano II sta proprio nel fatto che non esiste più una formula magica, pronunciando la quale abbiamo la sicurezza di avere realizzato quando lo stesso Concilio ci chiede. Il Concilio ci invita ad ascoltare, a capire, a dialogare con quella precisa assemblea e solo all'interno di essa avviare dei processi che realizzino le istanze chieste dal concilio. Paradossalmente non è tanto importante ciò che si canta, ma se ciò che si canta è il frutto di una ecclesiologia di partecipazione o quantomeno il tentativo di realizzare in quella precisa assemblea, in quel preciso contesto storico e culturale. Esiste quindi una pluralità di forme attraverso le quali la Chiesa può attuare quello che ci chiede il Vaticano II. In questa sfida non esistono allora formule, repertori di canti sicuri, prassi musicali vincenti. Esistono buoni esempi, intelligenti orientamenti, interessanti prassi musicali che vanno bene, funzionano in un preciso contesto, ma che hanno bisogno di essere inculturati. Sì, la musica nella liturgia vive di quell'equilibrio che è dono dello spirito, con la S maiuscola. Equilibrio che permette il discernimento del giusto dosaggio tra cantare e ascoltare, tra tradizione con la T maiuscola e rinnovamento, tra solennità e apertura al mistero.